Torri di Pietre, dopo l'Emilia Romagna e il Lazio, oggi ci troviamo in Veneto, più precisamente a Venezia, nella città dei Dogi. Andremo a incontrare Lorenzo Lazzarini, geologo, ma soprattutto esperto di pietre, al suo attivo oltre 300 pubblicazioni tra riviste, giornali e attività specializzate. Grazie al Linda Simeone che ci porterà a scoprire proprio i tesori di Venezia realizzati con la pietra laurisina. L'introduzione di questa puntata sarà invece dell'architetto Roberto Filipaz. Buongiorno a tutti, sono Roberto Filipaz, architetto, abito da sempre qui nel comune di Duino Risina e ho studiato architettura a Venezia. Ho fatto una tesi di laurea in restauro architettonico, avendo molto a che fare con le pietre di diverso tipo. Qui a Duino Risina abbiamo questa grande fortuna che abbiamo questa pietra eccezionale. Io credo che moltissimi hanno fatto già un'introduzione storica sulle pietre della Risina, però è importante vedere anche l'applicazione di queste pietre nel mondo sia dell'architettura sia nel mondo della scultura. Pietre Aurisina abbiamo diversi tipi di pietre di Aurisina, che sono dalle più chiare alle più scure, ed è in modo particolare anche le pietre grigie, che sono molto valorizzate anche come elementi architettonici nelle case. Oggi, come una volta, si sceglie questo tipo di materiale nell'architettura anche per dare un valore all'edificio stesso. Troviamo molto spesso molte modanature, molti archi, decorazioni che sono all'esterno delle case, che sono fatte con la nostra pietra, e naturalmente questa gli dà un certo momento di nobiltà. Ma se noi giriamo per i nostri centri così del Carso, troviamo sicuramente che la pietra d'Aurisina è usata in qualsiasi modo, come pavimentazione, come muretti, come chiostrine. Avendo la pietra di Aurisina questa grande caratteristica nel campo dell'architettura, cioè che può essere usata sia per scopi molto utili, molto umidi, sia per scopi nobili sulle case, è stata scelta nel tempo, ma anche recentemente, da moltissimi architetti e professionisti del campo per riuscire ad usarla nel campo dell'architettura, anche perché è un materiale che è molto lavorabile, che dà la possibilità di essere usato con delle forme incredibili proprio per la sua durezza, per la sua caratteristica. Ecco, per tutte queste caratteristiche la pietra di Aurisina è usata frequentemente appunto nel campo dell'architettura, e questo giustifica anche il fatto che è stata usata nel tempo e anche recentemente in tutte le parti del mondo, perché è un materiale che si presta molto bene a decorare le nostre case e a rendere quel tocco di nobiltà delle case di tutto il mondo. Allora, buongiorno, sono Lorenzo Lazzarini, sono già docente di petrografia applicata presso l'Università UAV di Venezia. Ho insegnato per molti anni scienza dei materiali da costruzione agli architetti e mi sono occupato ovviamente anche di materiali da costruzione, in particolare di quelli che sono stati usati a Venezia. E tra i più antichi ci sono proprio due specie lapidee. Una è la Arenaria prealpina, che è una sabbia praticamente consolidata che affiora, diciamo, da Conegliano per tutto l'arco prealpino fino a Muggia, ed è la pietra che è stata usata dai romani per la città di Altino, che è la città madre di Venezia. Quando Altino è stata abbandonata, ovviamente dopo le invasioni dei barbari, eccetera, viene saccheggiata diciamo in maniera proprio puntuale, diciamo, dai veneziani, che portano via non solo le pietre ma anche i mattoni per costruire
gli edifici più antichi pubblici della città. E appunto, oltre all'arenaria per Alpira, portano via anche la pietra di Aurisina, che è presente a Venezia in usi architettonici e anche per sculture. E io pensavo appunto di farvi vedere degli esempi, degli uni e degli altri, a cominciare dall'impiego architettonico che ha avuto la pietra di Aurisina nella chiesa di San Giacomo da Lorio, che vedete qui, che è tra le più antiche, diciamo, dell'area in cui siamo, che è l'area di San Polo, del sestiere di San Polo. In questa area sono parecchie le chiese di IX secolo che hanno avuto poi una ricostruzione nel XIII secolo. E questi sono i due momenti in cui la pietra di Aurisina viene più utilizzata, sia come pietra di reimpiego, quindi asportata dalle città romane circumlagunari, come Altino appunto, ma portate via anche da Padova, probabilmente da Concordia e anche da Aquileia stessa, e riutilizzate quindi più o meno tal quali, però contemporaneamente anche, secondo me, forse un po' più tardi, nel X, XI e XII, XIII secolo, la pietra di Aurisina viene anche cavata ex novo, e quindi vi farò vedere come questa pietra è stata utilizzata, a cominciare dall'abside di questa chiesa di San Giacomo da Lorio. Allora, come dicevo prima, nel XIII secolo molte di queste chiese vengono restaurate, in buona parte anche rifatte, e qui abbiamo un esempio di datazione abbastanza tardiva, della pietra di Aurisina, che è quella cordonatura grigia che si vede inserita tra la pietra d'Istria. La pietra d'Istria sappiamo per certo che arriva a Venezia nella seconda metà del 200, perché nel 1260 Parenzo si dà spontaneamente a Venezia. Nel 1276 è la volta di Capodistria, che però resiste ai veneziani, ma viene alla fine conquistata. Si chiamava Giustinopoli all'epoca, e quindi con queste con l'accesso dei veneziani all'Istria inizia anche la cavatura della pietra d'Istria, che è la pietra di Venezia, che è di gran lunga la pietra di Venezia. E qui vedete che la Aurisina è utilizzata tra la pietra d'Istria, e quindi abbiamo proprio un esempio ben datato a dopo la metà del 200, che è uno dei più antichi, secondo me, esempi di impiego di pietra di Aurisina a Venezia. Adesso ne vedremo altri che sono precedenti a questo. Questo è uno degli esempi più belli di opere scolpite nella pietra di Aurisina. Siamo sotto il campanile della chiesa di San Polo. Polo è il nome dialettale, veneziano per Paolo, quindi la chiesa di San Paolo, che è nuovamente anche questa datata al IX secolo, più precisamente si conosce esattamente la data, l'837. È stata però anche questa poi restaurata in età gotica, e vedremo che più in là il portale gotico era quello che in origine ospitava ai lati questi due leoni, che erano messi proprio all'ingresso della chiesa. Non costituivano un protiro vero e proprio, ma erano proprio come due animali che stavano a guardia dell'ingresso della chiesa.
leone che vediamo a destra è di pietra aurisina fiorita, cioè la varietà fossilifera con i fossili, le rudiste ben visibili anche a occhio nudo, anche se adesso sono quei tondi, quei buchi, quei pori grossi sono proprio delle rudiste non riempite, diciamo, all'atto della genesi. Mentre invece il leone di sinistra è di granitello, quindi di una varietà, diciamo, più scolpibile della aurisina. Adesso li vedete molto sporchi perché sono, diciamo, colonizzati da alghe. Hanno questo colore verde grigiastro, ma ovviamente in periodi estivi le alghe con il sole, con il caldo, muoiono e allora si può rivedere, diciamo, il colore grigetto della pietra di aurisina. È la statua di San Paolo che in origine stava sopra il portale principale della Basilica, quello rifatto, diciamo, nel metà del XV secolo, che aveva in origine i due leoni che abbiamo visto prima. Dicevo che questo è un esempio clamoroso di reimpiego perché, come vedete, la statua era di fatto una statua di età ellenistica del secondo secolo avanti Cristo. Era di un togato che è stata portata via molto probabilmente da Cipro, dei veneziani, e questo è stato ricostruito proprio sulla base, diciamo, della iconografia e in base stilistica, diciamo, e poi anche in base alle analisi che ho potuto fare io. Il corpo è di marmo pario, un marmo che veniva dall'isola di Paros, nel centro dell'Egeo, che ha avuto un restauro in antico con marmo dell'isola di Tasos, di un'altra isola, sempre nell'Egeo ma più a nord, e la testa è stata completamente rifatta in età, diciamo, tardo, medio quattrocentesca, probabilmente dalla bottega di Donatello. A quell'epoca Donatello era attivo qua a Venezia e stava lavorando ai frari, era attivo a Venezia e anche a Padova. E la testa è stata ritenuta da alcuni addirittura donatelliana, cioè di Donatello stesso, ma altri, la maggioranza, ritengono che sia della scuola di Donatello. Quindi vedete che è un insieme, diciamo, una specie di puzzle di marmi e anche di lavori di epoche diverse. Allora siamo a Santa Ponal. Vicino a questa chiesa era una scuola dove ha avuto sede nel 1307 una delle confraternite più antiche di Venezia, la scuola dei Tagiapiera, l'arte dei Tagiapiera, cioè l'arte degli scalpellini, che si riunì qui diciamo per tutto il 300 e il 400. Si spostò poi alla scuola di San Giovanni Evangelista e poi nel 600 ritornò qua. Ed è testimoniato questa, diciamo, presenza degli scalpellini da quel rilievo in alto con i santi quattro coronati, che sono quattro martiri che sono stati diciamo, uccisi sotto l'imperatore Diocleziano nelle cave del Porfido in Egitto, dove loro lavoravano come scalpellini, perché si erano rifiutati di scolpire una statua, erano cristiani e si rifiutarono di scolpire una statua al dio Asclepio e vennero martirizzati e sono stati presi quindi come i patroni della scuola degli scalpellini. Siamo nell'isola Realtina e mostro uno degli esempi, diciamo, delle cornici acantine, con foglie acantine marcapiano, che datano all'XI-XII secolo e che sono comunissime a Venezia nelle case più antiche, le case che vengono definite veneto-bizantine. Queste cornici sono presenti in centinaia, forse anche migliaia di metri lineari e quindi non sono, secondo a mio avviso, non sono di reimpiego, cioè non sono state ricavate da blocchi antichi
di età romana, riutilizzati, rilavorati, ma sono stati proprio prodotte queste cornici da blocchi estratti ex novo nelle cave. Questo è importante perché significa che nell'XI-XII secolo le cave erano ancora attive, sicuramente non producevano grandi quantità di manufatti, di blocchi, però erano attive e sono state, diciamo, anche utilizzate per la produzione di sarcofaghi, di cui sono esempi, forse ne avete visti anche a Ravenna, no? Sono stati prodotti dall'età romana fino all'età tardo-antica e poi ripresi nell'alto medioevo. Allora, vi faccio vedere un ultimo esempio di un blocco di età romana che è stato rilavorato nell'XI secolo ed è diciamo sormontato da un rilievo che poi è quello che data meglio, un rilievo di marmo con i grifi e un lupo che diciamo come le cornici che vi ho mostrato prima serviva originariamente come marcapiano. Qui siamo in riva del Carbon, che è una delle rive diciamo più antiche che si affacciano sul Canal Grande, vicinissimi al ponte di Rialto.